Io farei una cosa in onore di Jolly. C'è una cosa che Jolly, se tu la fai, andrebbe fiero. Sì, tipo. Sai già cosa intendo? No, no, non ho paura, molta. Il Clockwork Engine. Infatti è quello che stavo guardando, però Clockwork serve un sacco di cose per farlo. Ma un po' di oro, penso. No, un po' di oro sì, vabbè, se in realtà lo posso fare. Vabbè, facciamo Clockwork. Sai Jolly come contento di stare sotto cosa qua a cliccare col destro sul clockwork? Immagino. No, pensavo di È far. lui che... Un giorno Pensavo farò tutto nella vita. Cosa ha di. fatto il clockwork? Pensavo di fare Redstone Engine, però. Ma dipende se te ne produce abbastanza poi di... Perché il Clockwork quanto ne fa, scusa? Perché Non lo so. non prese 4? Non so rispondere neanche a quella domanda. No, no, beh, quello è perché sono stupido io, te lo dico io. Ah, ok. Non è il problema. Difficile. Sì. Stiamo sulla fiducia, eh. Adesso facciamo 4 di questi, facciamo una gear di copper, perché serve una gear di copper. Nel frattempo potremmo fare un. Bellissimo, mi serve un po' di materiale tipo redstone, tipo ferro ce l'ho, tipo legno e di qua. No, ma ce l'ho il legno, sto dicendo. No, ma è il contrario, cosa sto facendo? Ce la puoi fare? Sì, se magari ricordassi anche i crafting sarebbe molto utile. Tipo, almeno Ma quello. no, guardare il crafting è un optional, lo sai anche te, dai. Ok, no, il pistone l'abbiamo fatto. Serve il pistone normale, vero? Non serve lo sticky. Ok? No, perché Vetro lo ce sticky è un l'ho. optional, ecco. No, no, ok. Ce li ho, perfetto. Gear di copper e siamo abili e arruolabili con il nostro bellissimo clockwork a geggio. Dove ho messo? Clockwork aggeggio, mi piace come definizione. Tac. Eccolo qua. Questo bisogna prenderlo a destra, giusto? Devi picchiarlo così con la mano destra. Occhio a non caricarlo troppo, sennò poi inizia a farti male. Perché non si attacca neanche? Perché vuol dire che non lo c'è allora come... Ok. No, aspetta, a destra è diventato giallo, rosso. Okay, fermati, dopo il rosso inizia a farti male quando lo carichi. Però non parte, serve una leva comunque. No, perché? Cioè non fa avanti e indietro. Vuol dire che non sta... O l'hanno bloccato, o vuol dire che non sta trasferendo la corrente. Houston, we have problem. Sì, non posso neanche cliccare sulla macchina perché poi esplode. No, ma la macchina non c'ha una GUI, quindi. Ah. Di qua non gli piace. Sopra non credo. Che cos'è? Da sotto? Credo. Ma No. infatti. Secondo me non è la corrente giusta, sai? Mi sa che vuole la sua, della mod. Ma Buildcraft. No, scusa. Prova con Dici. il redstone engine, beh. Così a random. Ah Resta. no, fai un kinetic, sta ceppa di minchia, va? È quello che c'ho al Kinetic. Ah no, il Kinetic, no, No, il Kinetic. il cavetto. È quello di legno fatto però con un blocco, un cubetto, un coso di redstone. Il Wooden Kinetic Pipe. Sì, quello base. E piazzaglielo di fianco. Però glielo devi sempre mettere te perché io non posso. Ok. Alla Wooden. Che pacco di Resto. mod. Ok. Quindi glielo ficchiamo davanti. Sì, dove ti cazzo vai? Attaccaci il coso. Non si attacca lo stesso, bastardo. Ah già, è vero. Sai perché? L'hai letto il clockwork di che mod è? Della forestry. Vabbè, Oppure sì. Prova con... facciamo Scusa, redstone. te l'ho preso io. Prova con un redstone engine. Ok, allora mi serve comunque
un pistone. Ok. Mi serve 2 wooden gear, ce li ho. Ok. No, basta, oh, ce l'ho, fermati per il tuo Puoi fare un po' di sacrilego confusione. dio. Ok, Non ho capito. non c'ho il vetro. Non funziona quello della tinker. Non posso convertirle? No, peccato. No, non si convertono più. Sì, The start of something big. immagino. Non si attacca manco questo. E te lo dico io dove si deve attaccare. Lo metto direttamente attaccato. Sì. E se poi te ne penti? Oh, amen. Cioè, se esplode, esplode. Cazzo, me ne frega. Ci provo intanto. Yay! Beh, almeno hai fatto audience. Sì, infatti. Meno si muove, eppur si muove. Sì, cosa dovrebbe fare questa aranese adesso? Boh, dovrebbe tipo grindarlo. Hai messo qualcosa dentro? Eh sì, vedi che sopra c'è un cubetto. Veramente no. Ah, tu non lo vedi proprio. No, vedo il coso, ma non vedo quello che c'è sopra. No, Questo. niente. Ah, io lo vedo. Che pacco. Non vedi neanche. Però non sembra che. Però scusa, fai un attimo. Allora. E questo l'abbiamo sbloccato. Che dice? After. Non è che devi saltarci sopra mentre c'è la corrente dentro. È utile allora mettere la corrente, per complicare le cose. Questa mod è molto furba come mod. E Ok. qua non esce niente. Non ho capito. Secondo me sta tipo per esplodere e te non lo sai ancora. Non fa molto effetto. No, E superficie. decisamente no. A meno che questi pannelli non servano per dare energia, ma secondo me no. Vieni Cioè, nel dubbio andare a dormire, non volevo io. dirtelo. Scusa, non me ne sono accorto. Ero preso. Ero Male veramente. anche. Ero preso molto male in realtà. E qui non trovo più il letto. Non è che magari questo pannello rosso ci dice che è lì che accetta l'energia? Non è che magari dai culo. No, dai, dai, dai. Io sono molto fiducioso in questi macchinari veramente rozzi. Quindi? Quindi sembra che o gli serve un po' più energia. Serve più legna. No, scusa. No, è un altro gioco. No, sgratta, sgratta, sgratta. Non lo so. Non sembra funzionare. Quindi non posso neanche aiutarti perché se clicco secondo me tipo esplode. Quanto vuoi scommettere? No, non clicca sul macchinario. E infatti. Clic. Tutto ciò non ha veramente senso. No, aspettiamo che va a regime il motore, Secondo me esplode, però. ma. No, esplode o non esplode? Sì, no, lo so, i red non esplodono. Al massimo esplode il ingranaggio. Oh, teoricamente adesso è al massimo. Tutti i tentativi furono inutili. Ma scusa, ma che energia può. Oh, adesso vedo il cubettino di ferro. C'è qualcosa. L'hai droppato di qua. Aspetta! Ho visto che c'è un segnalatore sopra. Non è Sopra? che
non è che, scusa, prova a mettere uno di oro, scusa. Anziché il ferro. Non ce l'ho. Ce l'ho. No. Scusa, non hai letto che sto fare qua macerava l'oro, scusa. No, ma c'era tutte le cose base, in teoria. Hai parlato di oro prima. Aspetta un attimo, Non vorrei. Aspetta. Io a un certo punto ho visto chiaramente che questo indicatore di fianco si stava riempendo di rosso. No, e io non vedo l'interfaccia. No, dall'alto tu vedi com'è fatto. Vedi che c'è una barretta nera, cioè grigia, Sì, sì, contornata. sì. Quella lì a un certo punto per un pezzo era rossa. Quindi è come se fosse un indicatore di qualcosa. Com'era tipo un indicatore di salto? Giuro che l'ho vista, nel video si vedrà sicuramente. È come se fosse una sorta di, non so se una sorta di barra di progresso o energia accumulata. Ignoro. Sì, no, aspetta, c'è ragione, loro te lo ridò. No, no, è per, cioè, per un pezzo d'oro me ne batto le balle. È per il la... E se io ci clicco col destro su... No. Questo lo grinda, il lingotto. Poi lore. Aspetta, ci rimetto il ferro perché col ferro aveva fatto qualcosa. Allora, dov'è? Penso che sarà uno di quei modi a cui rinuncerò molto facilmente. Ma a me che gli serve un segnale di redstone per funzionare? Boh, buttaci una redstone torch di fianco. No, faccio una leva, c'ho voglia di buttare redstone. Non sembra che influisca granché sta cosa. Non sembra gradire. No, pensavo fosse più banale questo passaggio, però effettivamente non lo è. Questi qua sono i misteri della vita in cui ti chiedi, forse era meglio se non la facevo. Sembra poter accettare power, non dice neanche energia, dice potenza, quindi in teoria il motore è perfetto. Stavo pensando che altra potenza c'era da usare, ma non mi viene in mente niente di potenza. Ti dice che comunque questo è un altro esperimento incompiuto, perché non ha un inventario per gestire la capacità del semi-automatic duster. Quindi non funziona. No? No, aspetta, aspetta, aspetta. In che senso? Quindi? Una cesta di fianco? Un hopper? Per caso questo messo. Vedi che si è colorato di rosso? Guarda, vieni a vedere. Aspetta, 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 arrivo. Guarda, guarda. Aspetta, aspetta. Guarda sopra. Vedi che la Aspetta barretta si è. un attimo. Dove Aspetta, ero a casa. Sì, no, vedo che è rossissimo, infatti, sì. stai? No, vedi Dove che cazzo lo... un No, non lo pezzetto è vedo, rotto. sai, non vedo l'interfaccia grafica.
Un pezzetto se è diventato rosso, ma non vorrei che diventa rosso quando salto qua. Non capisco bene il meccanismo. Io non vedo un cazzo. No, poi te lo screenshot. Vabbè, poi vedi il video e capisci. È diventato un pezzo rosso. Diciamo un quinto di quella barra grigia è diventata rossa. Cioè, mi stai dicendo che forse c'ha troppa poca potenza per grindare. Però se faccio... Prova a buttargli il secondo motore a sto punto. Ho capito. Fai un bel Stirling Engine, va che è meglio. No, 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 non posso, no. No, perché no? Fai quel cazzo di Stirling Engine. Mentre io cerco di usare la Carpenter, tu fai lo Stirling Engine. Stone Gear, no, Ci siamo qua? No, non ci sono. Aspetta. che manca? Niente. Questo. Oh, è diventato rosso per metà. Niente. E cosa hai fatto? Stavo craftando. Dai, rush uno Stirling Engine, così vediamo. Ce l'ho. Ah, già fatto? Bravo. Sto mettendo, ma io devo da consegnare redstone. Ce l'ho leva. È partito, signori, è partito. Sempre ammesso che da sto lato funzioni. Funziona, l'ha grindati. Oh, sì. Cambia Però l'ha sputati fuori da sopra. Sì, il coso? io avevo dei tubi d'oro, no? Se io avessi tubi d'oro mi sputto così. Poi qua ci provo a mettere il lid. Vediamo che succede. E quindi quella è una barra di progresso. Quante cose nuove si imparano, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Adesso vediamo se effettivamente... Però il lid non so se lo... Vediamo se c'è. Dust. No, non è questo. No, me ne sputa proprio fuori alla caso, cioè... Ah! Specifica alla caso. Le sputa fuori a caso. Non seguono il tubo. Capisci? È forse questo che intendeva, che non ha la stessa capacità del semi-automatic di rindirizzare dove spara la roba. Ah, quindi è cool. Beh, sostanzialmente. Però... Utilità meno 20, aggiudicato. No, a sto punto bisogna vedere l'ultimo livello. Cioè, si esige. Quindi chiudiamo la puntata qua. Ma, riesci ad andare a letto? Sì, se non muoio prima. Quindi comunque chiudiamo la puntata qua. Nella prossima vedremo, una volta grindati un po' di pezzi di queste e passati a livello successivo in questa Eureka Buildcraft add-on, vedremo come si crafta, come funziona l'ultimo dei motori che sembra quello, l'ultimo dei polverizzatori che sembra quello un po' più serio, e capiamo anche se effettivamente, cioè, questo piccolo libricino si esaurisce qua, cioè fa solo grindaggio, oppure sblocca altri macchinari, sblocca altre cose che potrebbero essere più interessanti. Quindi saluta Kimoto. No, 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 non voglio avere a che fare con queste cose. Perché è tanto bello? Perfetto. Appunto perché è tanto bello, come lo dici te, che non mi piace. Un saluto da me, ci vediamo nella prossima puntata e poi magari un giorno vi spiegherò anche
se faccio una casa come la faccio, eh? Ve lo giuro, ve lo spiego. No, no, davvero ve lo spiego. Ciao a tutti.